Eccoci qua, ben arrivati, let's go. Allora, oggi di che parliamo? Parliamo del caso di Denise Pipitone, quindi faremo più live su questo caso perché è lunghissima, veramente veramente lunga la questione, e cercheremo di fare un pochino di chiarezza, nel senso che tutto quanto è vacuo, è un caso, come sapete, irrisolto, si è girato per vari punti, vari posti per capire come arrivare a una soluzione finalmente di questa cosa, ma purtroppo ancora non si sa nulla. Quindi sono quattro live faremo, Fede, quattro live proprio su sta cosa. Quindi adesso cominciamo. In questo caso io il caso me lo sono studiato bene, quindi non è come l'altra volta che il caso non me lo ricordo, cioè non l'avevo visto bene. È un caso strutturato in un certo modo, ok? Al momento della scomparsa indossava una canottiera verde mela con bordi arancione e pantaloncini di colore arancione, un paio di sandalette di gomma celesti con due cuoricini stampati sopra. Sì. Deni. Mentre la vita scorre tranquillamente per tutti, per chi ha perso il proprio figlio in questo modo, non scorre mai. Com'è possibile che in un piccolo centro dove si conoscono tutti, non è possibile, c'è qualcosa che non va, qualcuno che sa e non parla? Non siamo a New York, siamo a Masada del Vallo. E quindi l'omertà lì è imperante, c'è poco da fare. Nessuno parla, nessuno dice niente. Ciao Fai, ciao Ma. Non ci sto che si dica che i siciliani sono omertosi su che cosa? Sul sequestro di una bambina? In un primo momento si privilegiarono tante piste e poi piano piano prendevano corpo altre ipotesi fino a quella del sequestro di persona. Al momento nel registro degli indagati risulta iscritta solo Jessica Pulizzi, la sorellastra di Denise, 17 anni all'epoca del rapimento, ma la ragazza nega di essere coinvolta. Allora, cerchiamo di capire un attimino quindi. Scompare Denise, scompare questa bambina, Denise scompare e comincia questo caso devastante. Immaginate che da qui in poi vedremo veramente qualsiasi cosa, perché si vedrà, si parlerà di, addirittura a un certo punto si pensava di averla trovata. Dicevo, quindi la questione diventa sempre più complicata perché parliamo di un caso torbido e tutt'oggi veramente bisogna parlare della forza della madre di Denise, che continua a lottare e spingere per cercare di superare ed arrivare alla conclusione di un qualcosa che è così complicato. Non è semplice vivere a Mazara, dove Jessica da 2 anni è puntata a dito. E l'indagata è colpevole. Di che cosa? Dagli atti del processo, quelli ufficiali, quelli su cui puoi contare, non c'è Denise Pipitone morta, c'è Denise Pipitone viva. E allora noi la dobbiamo cercare viva. Ho sempre detto, fino a prova contraria, Denise va cercata. Se mi dimostrano la prova contraria, io mi fermo. Ma me lo devono dimostrare, non me lo devono dire attraverso la TV così. Un processo mediatico. Allora, questa è una di quelle cose che di cui parliamo sempre, no? Qual è la cosa brutta veramente di questi casi? Al di là del fatto che non si trova la persona, che c'è il dolore di una famiglia che non trova più i figli, immaginate la difficoltà grande, che è un po' come il caso, grazie al follow Ciro, il caso di Emanuela Orlandi, no? Che dice sempre il fratello di Emanuela Orlandi? Dice sempre una cosa importante: io ho l'obbligo morale di cercarla viva. Stessa cosa, la famiglia di Denise ha il dovere morale di cercarla viva. E quindi c'è sta difficoltà con la speranza, difficoltà col mondo pure, no? Di dover di non rassegnarti mai e di pensare sempre: potrebbe essere viva, potrebbe non essere viva. Come faccio a muovermi in questo marasma di roba? Giudiziario che non ha precedenti nella storia di questo paese. La gente non ha diritto di essere informata se non quando il processo finisce, un paese civile. Nei giorni scorsi ho mandato in procura una serie di documenti e di foto che a me danno la personale certezza che Denise sia viva, ha una famiglia e ha anche una figlia. Quindi, come avete sentito, c'è anche un'altra via, cioè
c'è stata la cosa che Denise fosse in Russia, c'è stata la questione del fatto del campo Rom, insomma, come succede in tantissimi casi come questo, sembra sempre, le vie sono state tantissime e differenti. E quindi immaginate, io mi ricordo sempre pure le frasi che dice il fratello di Emanuela Orlandi, mi ricordo sempre quello lì che dice il fratello di Emanuela Orlandi, che quella volta che io pensavo di aver ritrovato, noi eravamo andata, quindi dicevo, la cosa che mi ha sempre più stupito è stata sempre quell'idea di base del fratello che dice, io quella volta sono andato per prendere mia sorella, quando ho visto che non era lei, io sono morto un'altra volta. È stato il momento più doloroso che io potessi avere. Credo che questa sia molto significativa come cosa. E immaginate quindi tutte le volte che la famiglia di Denise si è trovata di fronte a delle persone che sembravano proprio praticamente essere Denise, ma in realtà poi si è rivelato non essere così. Quindi deve essere una cosa devastante. Un po' di scena viene dalla Russia. C'è una ragazza che ha 21 anni, esattamente l'età che avrebbe Denise, che dice, sospetta di essere proprio la figlia di Piera Maggio. La prima volta che ho visto il video di Olesia, ho visto la somiglianza con Piera, ma anche nel modo di parlare, nel modo di muovere la bocca. Io quando è comparso Olesia non ci vedevo Denise. Da subito parlando con Piera, con tutti. Quindi c'è sta roba qui. Diciamo che se uno guarda le foto, avete visto quel profilo che è stato fatto vedere, tutta quella roba, uno può, sembra, è molto plausibile che sia vicina. Dall'altra, quando parla, come si muove, insomma, a me non sembra quando è lei. La cosa secondo me è proprio scandalosa. È proprio tutta sta risonanza mediatica che ci ha avuto sto caso. Nel senso, qui si sta parlando di una bambina scomparsa. Questi ci hanno fatto trasmissioni su trasmissioni, parlando a destra e a sinistra, nemmeno rispettando quella che è la storia di una bambina che ha delle difficoltà, cioè di una famiglia che soffre per una figlia persa. A me questa è una cosa che mi ha sempre colpito. Vi ricordate quando dicevate, chi l'ha visto, ha fatto sta roba, ha fatto l'inquadratura? Cioè, non scherziamo, questa è roba che fa veramente del male proprio agli esseri umani. Cioè, questo è non aver rispetto proprio di chi sta male. Questa è veramente, in realtà è proprio essere iene del dolore più che la televisione del dolore. Questa è proprio essere delle iene. Quindi, vamos. Per me non era Denise. E a tisici pissimo zvonkov получила наша редакция. И мы удивились, когда узнали, что ровно неделю назад эта тема стала главной темой всех новостей и телешоу в Италии. Ciclicamente ci arrivano segnalazioni appunto su Denise, fotografie e avvistamenti e quant'altro. Mai, devo essere sincera, come dopo aver messo in onda appunto lo spot con Olesia Rostova. Sarebbe troppo bello per essere vero, ma ve lo vogliamo raccontare lo stesso. Una nostra telespettatrice ci dice che a Mosca c'è una giovane donna che è stata rapita quando era una bimba e che somiglia tantissimo a Piera Maggio. Olesia non ricordava il suo passato e ricordava semplicemente di essere stata presa da una Rom e portata via da questa Rom. Nel vedere le foto di bambina, io ho visto la foto della mamma. Perciò mi è venuto un batticuore tale, ho chiamato la mia collega e ho detto per favore mi cerca il numero di telefono di chi l'ha visto. Denise è molto сильно похожа на меня на самом деле. Очень такая миленькая, сладенькая и очень пухленькие щёчки, как у меня. E addirittura si ha anche una Allora, Michele, non è una questione dei primi ricordi. I ricordi ci sono fin da piccolini. Il problema è gli eventi traumatici. Questo perché può esserci, per esempio, un lavaggio del cervello, può esserci una rimozione per una cosa che per te è stata tosta, nel senso, per farvi un esempio, quando ci sono delle violenze, anche degli abusi, molte volte le persone non ricordano tali abusi, anche in età adulta. Quindi non per forza la questione dei ricordi dipende dall'età. La questione può dipendere anche dall'evento traumatico che hai subito.
Immaginate per una bambina che viene strappata dalla famiglia quanto possa essere plausibile anche quello del non ricordare, anche perché poi cambi totalmente la tua cultura, il tuo mondo, il tuo modo di vivere. E quindi questo è molto molto plausibile, molto molto plausibile. Questa parte del caso me la ricordo. Da una parte è un bene perché si diffonde la ricerca, dall'altra si rischia di voler spettacolarizzare il tutto e prenderlo come se fosse una serie TV. Ma diciamo che, secondo me, la spettacolarizzazione dipende anche molto dalle modalità che uno utilizza. Perché io posso parlarti di qualsiasi cosa, ma è il modo che fa la differenza. È il modo che è stato utilizzato, è la spettacolarizzazione di sta ragazza per arrivare alla questione di Denise Pipitone. E allora questa è una cosa grave. Quando la televisione o quando qualsiasi mezzo utilizza sta roba solamente per aumentare lo share, diventa una cosa che è, secondo me, molto dolorosa. Questo è proprio, fa paura. Quindi immaginate pure veramente una famiglia che lotta anni e anni e anni per ritrovare una figlia scomparsa e non si capisce bene come sia successo, tanto adesso piano piano ci arriviamo. Vi ho detto, facciamo 4 live su sta roba, quindi. E quindi è proprio un nutrire, no? Anche perché sta storia, soprattutto quando c'è l'empatia, quando c'è un qualcosa di doloroso, persone che magari anche non sono interessate alla questione rimangono attaccate alla televisione. Un caso celebre, non so se ve lo ricordate, ma a Vermicino c'è stato Alfredino che è caduto dentro un pozzo. Sta storia ha portato la prima maratona televisiva per salvare Alfredino, grazie Bixio. E addirittura arrivò al Presidente della Repubblica, cioè la risonanza mediatica, questa cosa del dolore per il bambino nel pozzo ha portato migliaia, se non milioni di italiani a rimanere attaccati alla televisione attendendo che si sapesse come poteva andare a finire una cosa del genere. Quindi grazie al suo caso è formata la Protezione Civile, esatto, e però questo vi fa capire quanto la televisione del dolore, quanto il vedere determinate cose tenga attaccate le persone. Ci sono, di solito si gioca sul dolore, si gioca sulla roba, famo che se siamo capiti, quando si parla dei soldi, dei potere, no? Queste sono le cose, il gossip, queste sono le cose che portano più visualizzazioni, quindi. Tempistica, bisogna aspettare i risultati del DNA, bisogna aspettare la prossima settimana, forse due, cioè vi rendete conto che business significa questo? Una notizia è una notizia e questa è particolarmente appetitosa. Io la reputo una vicenda vergognosa da parte della televisione russa, che ha fatto una specie di telenovela, non ha voluto dare subito l'esame del sangue e quindi l'ha dato dopo todo, facendo varie trasmissioni. Si scatena la gran cassa, il circo mediatico alimentato ad arte. Quindi parte in qualche modo tutta di nuovo Denise, Olesia, così. Alessia, сегодня в нашей студии снова. Привет. Здравствуйте. Как приятно видеть. Ecco, il circo mediatico è stato utile per poter riaccendere il riflettore sulla questione Denise Pipitone. Benvenuti ad una nuova edizione del TG Vallo. Apriamo il nostro giornale con l'annuncio della scomparsa di una bimba di appena 4 anni che si chiama Denise Pipitone. La state vedendo nelle immagini. La piccola si è allontanata qualche ora fa dalla propria abitazione in via Labruna a Mazara, nella zona dello stucchificio torinese. Per le ricerche sono state allertate anche le forze dell'ordine. Se qualcuno l'avesse individuata può telefonare al seguente numero telefonico 328-00-79052. Io devo dire che il volto della mamma di Denise mi fa sempre molta, molta impressione. Dicevo quindi, la questione Denise Pipitone è una cosa che mi fa sempre impressione, il volto della mamma, perché c'è proprio, è un volto sempre tirato, è un volto sempre pieno di dolore, guardate pure lo sguardo è fermo, fiero, no? E, però allo stesso tempo è uno sguardo che è pieno di dolore, non vai più avanti, non vivi più la tua vita, sei continuamente e completamente mangiata dal dover ritrovare questa tua figlia. Ricordatevi che
i genitori, poi hai un attaccamento viscerale che è diverso pure quello da un parente normale. E questo non sta a sminuire il dolore, però qui c'è proprio un legame differente. Quindi immaginate proprio tutta la vita che tu passi, in qualsiasi cosa tu fai, troverai sempre il momento in cui ci sarà sempre questo pensiero intrusivo, no? Che entra nella tua vita nel dover ritrovare tua figlia. Per favore, se mi aiutate a trovare mia figlia, anche le più banali informazioni, chiedete, date notizie anche alle autorità. Sono una mamma come tante altre. Aiutatemi, per favore. Signora, sua figlia non si allontanava mai da sola. Scusatemi, non voglio andare oltre, non me la sento. Allora, Arte, il problema è proprio questo, che il lutto non si tratta. Cioè, tu qui non parli di lutto. Come dicevo prima, tu hai il dovere di trovare tua figlia viva. Quindi non è un lutto, non puoi parlare di lutto. E è proprio questo stare in questo limbo che non ti porta poi ad avere un qualcosa per stare meglio, per sentirti meglio, per vivere meglio. Capite? E la questione è questa. La cosa complicata è che tu non puoi andare avanti, perché quando c'è il lutto tu hai del tempo, c'è un lavoro dietro per elaborare anche questo lutto, che poi quando un genitore perde un figlio perde un pochino la luce, che non sempre ci si riprende, cioè non è che non ci si riprende, che però c'è sempre quel pensiero, grazie al follow Chester, c'è sempre quel pensiero all'interno di te che ti porta a pensare a questo figlio, no? Quindi è una cosa dolorosa, c'è sempre una parte di te che un pochino muore, però vai avanti. In questo caso invece tu non cerchi tuo figlio, tua figlia o il parente o la persona come se fosse morta, ma tu la cerchi e senti l'obbligo morale di cercarla come viva. E questo fa la differenza. È importante sta roba qui. È veramente, veramente importante. Quando è nata la bambina io ero sull'autostrada dalla Toscana, sono. Mi sono fatto quasi 17 ore di macchina. E sono arrivato a Mazara con le valigie e sono entrato dentro l'ospedale, ma già la bambina era nata. Avrei voluto vederla proprio in pieno, vivere in pieno questa cosa. Dalla vetrata l'ho visto, già era nata comunque la bambina. Comunque questo non conta nulla alla fine. Quello che conta è che poi l'ho cresciuta. Cioè. Denise era una bambina molto coccolona. Ed era particolarmente intelligente. La cosa che lei notava principalmente delle persone che la attirava maggiormente erano la borsa e le scarpe. Era solita domandare: ma dove le hai comprate quelle scarpe? Ogni tanto amava prendere le... A voi non vi fa impressione una cosa pure che a me colpisce un sacco? Quello che vi chiedo è: non vi fa impressione le scarpe? Mi fai fare un giro, mamma? Si metteva le scarpe con i tacchi e faceva il giro. Deni, chiama la nonna. Bella regata. Oddio. Che cosa hai fatto? Monella, che cosa hai buttato? Il pettine? Chiama la nonna. Chiama Kevin. Non mi ricordo, ragazzi. Comunque vedete, quando vedo questi video così, no? E penso a sta roba. Sapete, io punto sempre a sta roba del genere umano, penso, so sempre molta fiducia nel genere umano. Però quando vedo sta roba mi chiedo, ma tu, in generale i crimini sono tanti, ma che cazzo, cioè, che cazzo di vita devi aver avuto per strappare un figlio o una figlia a un genitore, per togliergli la possibilità di poter vivere una vita in un certo modo? Io veramente ci sono poche cose che mi fanno venire questo amaro in bocca, e è proprio la roba sui bambini. Qualsiasi cosa accade sui bambini mi stende. Poi razionalizzo, vi sto a parlare proprio emotivamente, no? Poi razionalizzo, riesco a capire le dinamiche, vedo della roba,
ci mettiamo in mezzo un po' di psicologia e va bene, però mi cade proprio, mi cade la forza, mi cade, cioè sembra quasi, mi verrebbe da chiudere di vaffanculo, non voglio più sapere niente perché è devastante, capito? Non capisco perché l'ha fatto, vabbè, i motivi possono essere tanti, tanto quando a volte i soldi, i bambini tante volte vengono rapiti per soldi, vengono rapiti per farli entrare in giri di prostituzione, vengono rapiti perché così li mettono a disposizione di altre famiglie che vanno per vie illegali per trovare dei figli, insomma è una cosa, ci stanno tante motivazioni al di là della questione umana, quindi non riesco, vi giuro, non riesco. Mi abbracciava, anzi ero un po' io che la schivavo, no? Invece quella gente che non voleva essere baciata nella guancia e tutto, diceva, aspettate un attimo, ho la crema in faccia, ho la crema in faccia. Lei molto intelligente, rispondeva, capiva bene quello che dicevo, no? Perché aveva 4 anni, la bambina mi rispondeva bene, capiva quello che... molto sensibile e così, si discuteva sempre. Continuamente, anche perché si usciva tanto con la bambina, la portavo tanto in giro con la macchina e lei mi faceva tante domande, quello che cos'è, quello che non è, e tutte queste belle cose. Poi... Buon pomeriggio e benvenuti al TG2 delle 18. Parliamo di Denise, una bambina di 4 anni che è scomparsa a Mazara del Vallo vicino a Trapani. Al momento, dicono gli investigatori, non ci sono elementi che possano far pensare a un sequestro. Il padre della bambina è muratore, la madre è casalinga, una famiglia modesta che sta vivendo ore di incubo e che si è chiusa nel suo dolore. Da Palermo è tutto, vi restituisco la linea. E si vive a Mazara del Vallo in Sicilia per la sorte di una bambina di 4 anni scomparsa verso mezzogiorno. A dare l'allarme è stata la nonna. Sempre più ormai viene presa in considerazione l'ipotesi che la piccola non si sia allontanata da sola. Sicuramente ha avuto un ruolo essenziale e unico in tutta questa vicenda, perché ha dato quel supporto umano anzitutto, ma poi anche professionale, che ha consentito a Piera di sentirsi effettivamente protetta e difesa in mezzo a tante vicende e a tanti lupi che avrebbero voluto approfittare di questa situazione. Ma no, sa, dipende da cosa vuole fare uno nella vita, se vuole fare l'avvocato o l'attore, però vabbè, possono anche coesistere due personaggi. Lui è uno molto intraprendente, uno capabile, molto fumantino, ci faccio io. Non è... ci arriviamo, Michè. Molto diretto, molto, quando ha una cosa da dire non trova mezzi termini. Io lo considero come un parente quasi, perché si è speso tantissimo per trovare Denise. Allora, la cosa bella di queste storie è che tante persone, al di là di tutto, a volte si uniscono per riuscire ad arrivare a dare una mano a queste famiglie. E la cosa è bella, indipendentemente anche dal ruolo. Fortunatamente non esistono solo avvoltoi, ma esiste pure gente che è in gamba e che vuole veramente aiutare chi sta male. Quindi è interessante sta roba qui per... delle dinamiche che poi si creano all'interno di questo mondo, no? Di quanto sia complicato e di quanto si empatizzi pure col prossimo e a volte si metta da parte anche una parte di egoismo nella propria vita, perché dal mio punto di vista un po' di egoismo all'interno del mondo ci deve essere, perché se non c'è qualcosa di ego riferito puoi far del male poi agli altri, perché quando è l'eccesso, no? Quando doni troppo, poi alla fine non riesci a prendere per te stesso pure. E quindi non riesci più a dare in senso positivo. Dall'altra parte, però, insomma, è bello vedere quanto in molti casi non si possa solo contare solamente su alcune persone che hai vicino, ma si possa contare su molta più roba. Molte più persone che non sono magari solamente la famiglia o 2 o 3 persone che si contano sulle dita. Ma di come a volte uno sconosciuto può darti qualcosa. Non so se vi è mai successo nella vostra vita, faccio un piccolo excursus, di aspettarvi calore da una parte che non è arrivato e invece da dove vi aspettavate il freddo vi è arrivato
il calore. E quel calore di cui avevate bisogno. A me succede molto spesso nella mia vita, no? Quando t'aspetti, c'hai delle aspettative, dici porca miseria, meno male, tanto so che Pasqualino ci sarà per me, poi alla fine quella persona non esce. E invece poi trovi quella mano tesa da chi meno t'aspettavi. E quindi questo è... secondo me è bellissimo, anche questo poter ricambiare, no? Come ci si comporta in quei casi? Allora, andiamo avanti. È un po' come se Denise mi avesse chiamato dentro a questa storia. Quella mattina ero concentrato in studio, mi chiama la mia praticante e mi dice: sai, è scomparsa una bambina. Dico: io sto lavorando, Valentina, dimmi, qual è il problema? No, dice, c'è un signore che vuole dare 50.000 euro per ricercare chi dà notizie su Denise Pipitone. Chiamo in procura, c'era il dottore Luigi Boccia all'epoca, me lo feci passare, ho detto: dottore Boccia, guardi che c'è un benefattore, vuole mettere 50.000 euro, voi siete d'accordo se possiamo fare un annuncio alle televisioni? Perché nel frattempo il cosiddetto circo mediatico era tutto in via Domenico La Bruna. Parola circo mediatico. In questa casa che intanto notavo già come aveva perso l'intimità quella casa, no? Perché c'erano poliziotti davanti, poliziotti che salivano e scendevano, gente che non sapevo chi fosse, no? Quindi salgo queste scale ed entro in un'abitazione e dico: dov'è la signora Maggio? E ricordo di averla trovata vestita di azzurro, mi sembra una maglietta, dei pantaloni, dei jeans, in una situazione di dormiveglia. Cioè era con gli occhi socchiusi, in una situazione di confusione, ebbi improvvisamente l'immagine del dolore per eccellenza, no? Signora, guardi, c'è una persona che vorrebbe aiutare per la ricerca di sua figlia, 50.000 euro a disposizione per chi dà informazioni per il rintraccio. Ah, che dobbiamo fare? Mi disse. E allora abbiamo scritto un comunicato. Scendemmo quelle scale lentamente, io dietro. Ritrovai poi una foto di quel momento e me la sono... Capisci pure... cioè, ti arriva una notizia del genere che è una cosa buona, eppure non hai la forza nemmeno di reagire, cioè è come se fossi imbambolata. Cioè, pensate come doveva stare Piera Maggio in quel momento. Proprio perdi qualsiasi capacità pure mentale. Ecco perché in molti casi si dice bisogna trovarsi nella situazione per capire. Avete visto quando noi cerchiamo di spiegare e dare giustificazione a qualcosa, diciamo, ipoteticamente si poteva fare, si poteva... Poi però ti devi trovare all'interno di quella situazione, perché noi magari adesso, se ci arriva notizia del genere, diciamo: ah, va, che figata, grazie, grazie mille, vai, forza, spingiamoci, abbiamo pure quest'altra arma. Invece una persona che pensa che tutto sia finito si perde in questo mare. Sono pure conservata perché la reputo un momento veramente importante anche della mia vita, no? Cioè, perché quello è un momento in cui entro in contatto con una storia che poi diventerà un dolore quasi nazionale, no? In data odierna abbiamo ricevuto notizia che un benefattore residente fuori dalla nostra provincia si è rivolto allo studio dell'avvocato Frazzitta di Marsala per argire euro 50.000 a chiunque riporti viva Denise a casa, ripeto, a chiunque riporti viva Denise a casa, una ricompensa di 50.000 euro. Ma qualcuno vi ha chiesto soldi? No. Tenete il telefono. Non mandi nessuna, nessuna domanda per favore. La mattina del sabato la signora mi chiamò e mi disse che, siccome continuavano a chiamarla per mettere altri dei soldi, se io gentilmente potevo occuparmi di gestire questa cosa. Poi dice: desidererei parlare. Vedi, è interessante sta roba, non la sapevo delle tante chiamate per esempio. Pure con lei. Avrei bisogno forse di un avvocato. Tutte le piste finora battute dagli investigatori non hanno portato nessun risultato. Tutti i sospettati hanno un alibi e le perquisizioni e le ricerche non hanno dato i frutti sperati. E allora si ricomincia a ricostruire momento per momento la mattinata di mercoledì, fino all'ora in cui Denise è sparita, controllando ogni spostamento dei familiari che abitano in via La Bruna.
ricordare... Non è in Italia, Puccioso Cremino, è dappertutto, è così. Non è così facile. Ci stanno molti più casi non risolti di quello che ci si aspetta. Perché non mandi giù sta cosa delle ricompense? Quel momento di quella mattina esiste, un po' come la pellicola di un film, che a un certo punto, porca miseria, si è bruciato. La mattina del 1° settembre 2004 cominciava un po' la quotidianità per tutti. Mi ricordo che quella mattina mia mamma ricomincia di nuovo la patente europea. Mio padre ovviamente lavorava, quindi mia mamma mi disse: guarda Kevin, a me mi comincia la scuola. A te però, fra qualche giorno, ti comincia anche a te la scuola. Cerca di studiare un po', mi diceva, no? Cerca di riprendere di nuovo i ritmi della scuola, quindi cerca di svegliarti alle 7 di mattina. Loro abitano in questa palazzina dove abita lì lei, abita la madre, la sorella, il fratello, abitano tutti lì. La giornata di lavoro mi è cominciata alle 6:30, circa, come tutte le mattine del resto. Poi sono uscito, sono andato a prendere un caffè, quindi alle 8 si comincia il lavoro. Pieramaggio esce di casa alle 8:30, quel giorno infatti inizia un corso di informatica. Sono finite le vacanze estive e quindi si riprende con la vita di tutti i giorni. Piera quell'ora esce di casa affidando i suoi figli, quindi Denise e Kevin, a sua mamma, a Francesca Randazzo. Okay. Mamma, mamma, un ultimo bacino. Pensate come si deve sentire in colpa sta donna che si è persa Denise. Lo so, però Franci, questa sei tu. In realtà il fatto che ci sia qualcuno che dà dei soldi potrebbe essere un incentivo in più. I soldi muovono delle cose che nemmeno ci rendiamo conto. Se ci pensi, il nostro mondo, l'idea proprio capitalistica del mondo che ci abbiamo è basata tutta su quello. Quante persone cercano e pensano che i soldi facciano la felicità? Il corso di compensa è una motivazione presumendo che qualcuno abbia pagato Mister o Miss per rapirla? Sì, esatto. Esatto, c'è anche questa motivazione, sì. I soldi muovono delle cose che sono inaspettate. Se noi adesso... C'è un caso che ho visto che volevo portare, non vi dico il nome, ma lo vorrei portare su TikTok, di un uomo che ha pagato 6 milioni di euro per un cuore... avrebbe pagato 6 milioni di euro per un cuore. Gli dicono, perché la sua compagna stava morendo. Gli dicono che questo cuore non è disponibile nonostante i soldi, però gli dicono che se avesse voluto, per 20 milioni di euro, l'avrebbero preso da una persona viva. Quindi avrebbero rapito una persona in salute, gli hanno dato una serie di schede e avrebbe potuto scegliere quale cuore prendere. Questo per farvi capire che, come vedete, il denaro è una cosa... Non lo so, ci hanno fatto... C'è una serie che è simile, che si chiama Palito. Non so se è ispirata a sta storia vera. Però è successo, cioè con 20 milioni di euro che sono a barca i soldi, questo... è riuscita a rimediare un cuore per la compagna che sarebbe morta. A che prezzo? Uccidendo un'altra persona con la consapevolezza che la stai uccidendo. E l'unica colpa che aveva sta persona era che era una persona in salute, pure con dei figli. Quindi dammi un altro bacino. Gli ho dato un bacio nella guancia, ci siamo date io li chiamavo i baci a pizzicotto. E ci tenevamo le guanciotte tutte e due e ci baciavamo in bocca io e lei. E sono state prese in base alle cartelle cliniche. Mi pare che il giro che facevano da è magari se tu andavi a fare delle visite pure per l'allergia, c'è una cartella, non te lo so spiegare bene perché dovrei rivedere, però loro vedevano delle cartelle cliniche in base a delle stupidaggini che tu vedevi, vedevano tutte le tue analisi, tutte le tue cose. E vedevano la salute, i figli che avevi avuto, sta roba così, e poi ti davano una lista di persone che erano papabili e tu sceglievi. E quindi quella mattina mia mamma disse: guarda, tu vai a casa della nonna a studiare, e affidò Denise a mia nonna. Mia figlia se n'è andata a scuola e mi ha lasciato la bambina. Signora. E io, per farla distrarre la bambina, aveva le giocattoli in mano, giocava. Faceva quello che tutte le bambine fanno. Poi io preparavo il pranzo, stavo cucinando le lenticchie allora. Stavo cucinando le lenticchie. Oh, mamma mia. Verso le 9:30
Agostino Galici passa nel garage della nonna di Denise. Agostino Galici è il marito di Fiorella Marino. Fiorella Marino è la figlia di Giacomo Maggio, che è la sorella di Piera Maggio. Quindi è un parente. Agostino Galici passa dal garage della nonna di Denise, vede la nonna intenta nelle faccende domestiche e le chiede se vuole che porti con sé Denise per dar modo anche alla nonna, insomma, di lavorare in tranquillità. E quindi la nonna dice sì, quindi Agostino si prende Denise e quindi rimangono in giro più o meno un'oretta. Assieme vanno prima al bar a prendere dei cornetti, poi passano da un fiorista, perché comunque da lì a pochi giorni ci sarebbe stato il battesimo della figlia di Agostino. Poi abbiamo Agostino che torna con la sua macchina, la bimba sta con la nonna, lui ritorna a casa, quindi c'è qualcuno che guarda questi movimenti, no? E la piccola Denise rimane per una mezz'ora a casa di Fiorella e di Agostino e torna dalla nonna più o meno alle 11. Denise, andiamo in Desalza, volevo fare dessare la bambina. Avevo una lucertola che è incollata, l'abbiamo preso, me la sono avvolta da un giornale e siamo scese tutte e due. Mi sono rientrata, mi sono lavate le mani e la bambina era davanti alla lancione che giocava. Non riuscii più a stare sveglio, mi misi sul divano, ero da solo, dissi vabbè, dormo un po', quando mi sveglio, no? In questo frattempo ci ho messo la pasta, giravo la pasta, l'ho condita e cose, non mi è sfuggito di guardare la bambina. Poi sei in un paese piccolo dove conosci tutti, è improbabile che accada una cosa del genere. Io per esempio in realtà su sta cosa ho un iper allarmismo perché vengo da una famiglia sotto questo punto di vista iper allarmista. Per farvi capire, io mi ricordo quando ero piccolino, io giocavo già a calcio, quindi io ho le gambe molto grosse, muscolose proprio, infatti ho il culone. Mia madre per esempio quando tornavamo dalla spiaggia, io magari ero piccolino, mi faceva mettere sempre il pantaloncino. Perché mi diceva, se c'è qualcuno che te guarda, te prendono. Oppure sono abituato pure con mia nonna, che era la gendarmeria. Noi qualsiasi cosa facevamo eravamo controllati. Qualsiasi. E di nonna che aveva un'ottantina d'anni, che prendeva, correva da una parte all'altra, da lontano, da vicino. Quindi vivo proprio questa cosa, forse dettata anche dal fatto che mia madre viene da una grande città, viene da un mondo molto più veloce, no? E quindi magari... Sì, l'hanno rapita. E quindi tu c'hai una visione diversa, no? Qui è la grande città, sotto tanti punti di vista è molto più un oceano pieno di squali. Mentre tu in un piccolo paese conosci tutti, c'è tranquillità, quindi passano poche macchine, tutte le persone, sai che si è tranquilli. È come quando tu vai per esempio in un villaggio turistico, no? Quante volte tante famiglie utilizzano i camping village perché sono più tranquilli, che tanto così il figlio può girare per il camping village, e se te sparisce il bambino devi ancora. Poi io mi ricordo, io una volta c'erano due ragazzine che erano scomparse, non si trovavano, era al Tahiti. Poi fortunatamente queste dormivano dentro una tenda e non avevano controllato, ma noi muovemmo tutto il villaggio per trovarle, perché era una cosa grave, c'era i genitori che erano distrutti, sono state delle scene terribili, c'era sta madre che pensava gli avessero rapito la figlia. Si è subito pensato c'era un circo vicino, dice questi il circo l'hanno rapita, quindi tu sei in una zona di comfort. Vabbè, ma Zara comunque non è una città che dici, è una piccola cittadina. Io paese, scusate, per me paese è una città, quanti abitanti c'ha Mazzara? Aspettate, non ve lo dico, perché vediamo se... c'è 50.000 abitanti, per me è un paesino, capito? È un paese piccolo, noi siamo abituati qui, è diverso, quindi questo è importante pure. C'è una mentalità diversa da un paese con 50.000 abitanti, da una città che ha 3 milioni solo di residenti, capito? Ti cambia proprio la struttura, un'idea diversa. Io fin da piccolino sono abituato alla giungla, sono abituato che, per farvi capire, una cosa per non incappare, per esempio, è un consiglio che posso dare magari a chi non è abituato a muoversi, per non incappare in brutti incontri, roba così, e anche quando ci si perde, magari la metropolitana, la stazione,
all'aeroporto, così, anche se tu sei nel panico più totale, dare sempre la parvenza che hai la situazione sotto controllo. Questa è una cosa che mi ha insegnato mia madre. Anche se non sai la strada, vai sempre come se tu fossi esperto o esperta. Perché? Ah no, i miei vivono a Tivoli, 50, però voi quindi, insomma, questa pure è un'ottima cosa. Però, insomma, ecco. Vabbè, questa era una piccola cosa. Vado un secondo, arrivo!